Questo è il barometro di Torricelli, la pressione atmosferica preme sul mercurio, anzi no, sull'olio, in questo caso c'è l'olio, e rispetto al livello dell'olio a contatto con la pressione atmosferica, dall'altra parte dove c'è il vuoto, l'olio sale, rimane sollevato fino a 12 metri e mezzo. Sappiamo che la pressione atmosferica preme sulla superficie libera dell'olio, si trasmette all'interno e contrasta la pressione dovuta al peso della colonna d'olio. Quindi la pressione atmosferica che ci ritroviamo qui sotto è uguale alla pressione della colonna d'olio, P-olio, che calcoliamo come dGh. Senza la pressione atmosferica, quindi non la legge di Stevin generalizzata, proprio perché sopra l'olio non preme niente, infatti c'è il vuoto. Ricaviamo la densità incognita dell'olio dividendo 1008 millibar, che corrispondono a 1,008 bar, dividendoli per gh. Gh, sostituiamo i valori, e il risultato, la densità dell'olio, 817 kg al metro cubo. Vediamo l'unità di misura. Come viene fuori? Pascal, newton su metro quadrato. Metri al secondo quadrato e metri li ricopio. Al posto di newton, chilogrammo per metro al secondo quadrato e poi rovescio, moltiplico per la frazione al denominatore rovesciata. Quindi secondo quadrato va di sopra, metro metro di sotto. Avendo espresso newton come chilogrammo metro al secondo quadrato, si semplificano tutte le unità di misura, rimane chilogrammi al metro cubo. Tornando alla densità dell'olio, logicamente è venuto un risultato, un valore minore della densità dell'acqua. Infatti sappiamo che l'acqua nel barometro di Torricelli raggiungerebbe un'altezza di circa 10 metri. L'olio, che è ancora meno denso dell'acqua, deve raggiungere un'altezza superiore, 12 metri e mezzo, per fare la stessa pressione che l'acqua fa in 10 metri e che il mercurio fa soltanto con 76 centimetri. Proprio perché il mercurio è molto più denso, ha bisogno di un'altezza molto piccola, 76 centimetri, per esercitare la stessa pressione che l'olio invece esercita con 12 metri e mezzo. In realtà, ad essere rigorosi, il mercurio sarebbe alto un po' meno di 76 centimetri in questo esercizio, perché la pressione atmosferica è leggermente minore dei 1013 millibar che rappresentano il valore medio della pressione atmosferica a livello del mare.